But there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers hold my number when I'm sleeping. E bentornati all'Isola dei Famosi. Allora, oggi siamo qui con i nostri naufraghi per la trascorsa la prima settimana. Ma oggi abbiamo anche un ospite speciale. Oltre ai nostri naufraghi abbiamo Ezio Micius, pronto qui per commentare i nostri naufraghi, le loro case. Ciao a tutti, ciao a tutti. Non vedevo l'ora di stare qui in studio con voi a presentare questa nuova settimana dell'Isola dei Famosi. Grazie Micius. Allora andiamo subito dai nostri naufraghi. Com'è stata la prima settimana? Avete provato difficoltà nel costruire le case? Schifo. Andiamo subito dal nostro Batman. Cominciamo con Batman. Allora, signor Batman, lei come si è trovato nella costruzione della sua casa? O della sua Batcaverna, se preferisce. Esatto, esatto. Chi è sto fratello che parla? E il signor Micius. Mario, ma io me ne vado, io me ne vado così. E allora, signor Batman, per favore non cominciamo subito con gli insulti, perché questa è l'Isola dei Famosi. Mi scusi. Allora, ripeto, chi era questo, diciamo, affemminato, effeminato, come si dice? Ok, già così va molto più sexy, grazie. Prego. Allora, torniamo alla casa. Signor Batman, lei ha costruito questa casa. Tutti la stanno guardando come se lei avesse fatto la casa migliore degli altri. Si sente di aver fatto la casa migliore degli altri? Penso, per le mie capacità, soprattutto in combattimento, che la mia casa è diventata bellissima. Ma come parla questo? Io sono Batman. Ah, ok. Ma scusa, quando vai a pisciare vai a dire vado a tirare fuori il pipistrello? No, utilizzo il mio bat pene. Bene, come vuoi tu. Capito. Fa paura. Dicevo, la mia casa è bellissima, mi sento molto a mio agio, sento proprio il sangue dei pipistrelli che scorre nelle mie vene e devo dire che è proprio bella, ci sono i miei animaletti preferiti. Vabbè, basta, mi ha rotto i coglioni con questa espressione. A me invece mi hai eccitato. Io me ne vado. Allora, paura. Sì, fermi un attimo, allora continuiamo subito. Facciamo così. Voi siete pronti per la... Allora, vi dico subito una cosa. Vi preparo per la prossima settimana. Lei, signor Sentenza, non è perché è un attore può permettersi di giudicare gli altri. Questa puntata è già cominciata troppo male. Attenzione, un ospite indiscreto. Me ne vado io, basta. Arriva un altro ospite indiscreto, ragazzi. Ve lo porto verso di voi. Allora, guardate, arriva un altro ospite. Occhio. Che Isis, arrivato Isis. Attenzione, questi li manda la Mediaset se non ci limitiamo con il linguaggio. Ecco, come potete vedere, questo distruggeranno le vostre case se non vi limitate con il linguaggio. Detto questo, scusate, la smettete di prendere a pugni il cameraman, per favore? Se ne vada lei. Allora, dopo questo piccolo disastro, il nostro staff ha sistemato un po' le cose, siamo di nuovo pronti per riprendere la trasmissione. Questo è il bello della live, il bello della diretta. Beh, oddio, allora, sistemato. Insomma. Vi dico subito una cosa, torno al punto di prima. La prossima settimana... Ma perché ha una spada in mano, presentatore? È il microfono. Allora, vi dico subito... Veramente la mia distanza. Ma pure lei il microfono ce l'ha nel culo. Signor Micius, per favore, non dica queste cose in diretta. Ma perché lei è vestito così bene e noi come degli straccioni? È perché io sono il presentatore. Allora, come vi dicevo, praticamente questa settimana la sfida, cioè per la seconda settimana, sarà la barzelletta più bella. Però vi dico una cosa, il pubblico già da questa settimana voterà le vostre case, quindi la casa più bella. E vi dico subito, la votazione andrà su Facebook, la nostra pagina Facebook in sovraimpressione. Voterete da lì. Ma da lì come l'artista o da lì staccato? Da lì come l'artista. Ah, ok, è va proprio bene. Ignorante questo. Allora, la casa più bella che avete costruito questa settimana vincerà praticamente per la prossima settimana del cibo. Quindi qualcuno di voi la prossima settimana mangerà senza aver bisogno di andare a caccia.
Detto questo, la prossima settimana gara di barzellette, la barzelletta più bella verrà votata e anche ci sarà un premio in cibo. Non questa settimana. Mi scusi, ma noi non abbiamo né un orologio né un calendario, come facciamo a sapere quando è la prossima settimana? Guardi dal sole, no? Guardate, sì, infatti, cioè, costruitevi un calendario. O altrimenti possiamo guardare in televisione le puntate che noi stiamo facendo. Ma quale televisione, oh? E che in qualche modo la glitcho, vedrete che troverò una televisione. Comunque, adesso faremo vedere ai nostri ospiti, al nostro pubblico, la vostra settimana trascorsa. Mi scusi un attimo, ragazzi, domani se trovo il televisore invitati a vedere la finale di Champions, Sardinia Campos contro Los Pecoranos. Gran finale, signori. Questa sarebbe la finale Champions. Tornando al discorso, facciamo vedere al nostro pubblico la settimana trascorsa e andremo a commentare le vostre case e le vostre creazioni. Ah! Aiuto! Porca puttana, quanto cazzo era grosso! Ma... porca... Oh, DJ Agni! Sente, non entrare alla foresta, Che è successo? Porca puttana, una coccinella enorme! Una coccinella? Paura, fatto. Sì, porca puttana, oh! Ma non è che picchia, sei più frocio di Enzo Micciu questo completo. Porca puttana. Ma tu hai costruito la capanna? No, stavo raccogliendo le canne da zucchero. Oh, aspetta, ti faccio sentire. Ora che non c'è nessuno, c'ho l'iPhone qui. Ti faccio sentire un pezzo. Hit Parade 2015-2016-14 copie vendute nel mondo universale europeo. Senti, vabbè, l'ha scaricata tua nonna e basta. Sì, ascoltiamo. Sì, senti, non rompere. Oh, senti, nel frattempo vieni con me, troviamo un posto per camminare. Un posto per camminare, ovviamente. Dire. Un posto per camminare, per costruire la casa. Scusami, ma a me la musica mi intrippa. Sai che stamattina ho picchiato un orologiaio? Perché? Così, mi ha fatto incazzare. L'ho picchiato col pendolo. Vabbè. L'hai capita, sente? Sì, l'ho capita, sto fumando, mi ricordi di dimenticare. Sente, la costruiamo qua, la redazione, la costruiamo qua, la casa, la capanna. Tunz. Allora, DJ Agnello, sentenza, mi sentite? No. Ok, mi sento. Ehi, Mara. Sì, Mara Venier. Non sono Mara, sono il figlio di Bonolis, il signor Commando Wolf. Allora, qui io e Enzo Micciu stavamo guardando la vostra casa. Abbiamo visto che grazie alla vostra cooperazione siete riusciti a fare una baracca abbastanza grande, insomma. Hai scelto il termine proprio giusto, baracca. Signor Micciu, vedo che a lei questa casa proprio non piace. Assolutamente no, non è neanche una forma falsa. Guarda, se te ho fatto lo spazio che la mattina ti svegli, vai qui su questa... pisci il ritmo di music. Ok, allora, questa, signori spettatori, è la casa di Sentenza e di DJ Agnello, che si sono ormai, vediamo, coalizzati, vediamo, non so quanto durerà questa coalizione, spero molto, anche per loro, insomma, e vediamo anche il pubblico cosa ne penserà. Andiamo a guardare la casa di Sentenza. Mi ha rotto il cazzo, qua è il posto mio del letto, mi ha rotto il cazzo, sposta il letto. Basta questa musica di merda, porca puttana, Sentenza. No, io con te non ci voglio più vivere. Signor Micciu, allora qui se non mi sbaglio dovremmo essere a casa di Borgo, l'esperto di razza. Signor Borgo, mi sente, signor Borgo? Sì, dove stai? Ciao. Eccoci qua, allora, signor Borgo, ma vediamo che la sua casa è tutta in legno. Ah, addirittura la porta e delle torce, ma... Legno Marcello, visto? Ci spieghi come ha fatto, cioè, in pochissimo tempo, in una settimana, a fare una casa così strutturale? Trovato il posto bello, un po' di legno, un po' di mare. Vai. Scusa, ci possiamo vedere? Che Caraibi qui, Possiamo vedere anche l'interno. Il signor Micciu, intanto, questa l'apprezza di casa, le piace?
Beh, diciamo che ha un tocco un po' più moderno, adatto un po' alle esigenze dei naufraghi. Ah, ok, quindi questa è molto più apprezzata da lei, questa casa. No, assolutamente sì. Ok, allora, guardiamo un attimo l'interno, se è possibile, regia. Oh, ok. Prego, prego. Ci scusi, ma come vediamo noi qui all'interno è molto vuoto, non ha fatto nulla, neanche un letto. No, perché... No, devo ancora trovare il blueprint e niente, sto cercando un po' di zombie, lupi, non so. Ah, quindi lei sta cercando i blueprint di che cosa? Dell'arredamento, ma mi scusi. Sì, ma... arredamento, un po' tutto. Diciamo che cerca. Beh, così si inizia, no? L'utero al direttevole. Che, scusi, signor Micio, non ho capito cosa ha detto. Può ripetere, per favore, signor Micio, sì, il microfono non ha funzionato. Cerca di unire l'utero al direttevole. Fa una piega. Una ok, riega. Ok, la ringrazio signor Micio per il momento. Allora, Borgo, dici, hai trovato difficoltà nel costruire questa casa? Ha avuto problemi? No, come vedi è una casetta semplice, fatta di legno, dalla paglia l'ho un po' fatta salire al legno, poi troverò la pietra, poco come al solito, per le solite cose, niente di che. Ok, quindi lasceremo il giudizio della sua casa al pubblico, speriamo che piaccia, così che potrà mangiare la prossima settimana. Per il momento la salutiamo. Dai, signor Borgo. Infatti, eh? Come, signor Michu? La vedo un po' moscio. E il signor Borgo ha faticato parecchio per costruire questa casa. Beh, quindi è un po' stanco. Catrolia. Ok, allora dovremmo essere a... Questa dovrebbe essere la casa di... Ma... Regia, mi scusi, ma questa casa non è normale. È la scala verso il paradiso? È enorme. Ma di chi è questa casa? Scusa, regia. Ehi, voi, laggiù! Salite! Ma... Signor Glitch, ma... Come... Mi scusate la parola, ma... Sembra un fallo all'incontrario. Un fallo da dietro. Signor Michu, la prego di smetterla con queste allusioni. Allusioni. Non, scusate, ma in diretta queste cose non si possono dire. Comunque, signor Glitch Sardo. Sì. Qui c'è qualcosa che non mi quadra. E se non quadra, rettangola. Mi scusi il gioco di parole. Comunque, non lo so, io stavo prendendo dei legnetti e all'improvviso mi sono trovato del ben di Dio nelle tasche. Non riuscivo più a camminare, si è glitchato tutto il mondo. E è nato questo, è nato. Mi sono trovato qui sopra. Non saprei cosa dirle. È una storia un po' surreale, però vediamo che... L'unica cosa che io ho fatto è scrivere questo. Casa del signor Glitch. Così tutti lo sanno e nessuno prova a entrare, altrimenti prendo il mio fucile a sale e vi faccio vedere io cosa faccio. Però entri, entri, prego, prego, entri, entri. Le offro qualcosa, cosa vuole? Qualcosa, non ho niente, comunque. Ma scusi, lei... Ma ho anche dei quadri, signor Glitch, ma... E c'erano! Io non cosa ci posso fare? A me non mi piace l'arte, però via, questi sono... Stanno bene, devo dire. Ma signor Glitch, due letti, ma addirittura con il materasso... Signor Glitch, qui c'è qualcosa che non, mi puzza, eh! Allora, il pubblico... Scusi, giudica... i piedi, sa com'è? Non c'è il bagno, come faccio a lavarmeli? Attenzione, perché il pubblico non so se giudicherà positivamente o negativamente questo suo... Pubblico, ancora... Dov'è questo signor pubblico? Signor... Pubblico, qui fuori, signor pubblico, saga! Signor pubblico! Mi scusi, signor Glitch, il signor pubblico la vede da casa! E anche siamo a casa! Ok, è impossibile spiegare come funziona il signor pubblico al Glitch Sardo. Comunque, allora, devo dire che ha scelto un ottimo posto perché vediamo ha anche un'ottima vista sul vulcano. Ma, vabbè, comunque sia, il pubblico giudicherà questa casa e se spero risulterà che questo signor pubblico lo posso conoscere in qualche modo. Lo conoscerà a fine del programma. Speriamo, allora. Comunque, se questa casa... Ma quale programma, mi scusi? Io guardo sempre la 7. No, non, questo va in onda su canale 5 e non sulla 7. E non mi prende la rete 3. Non ho capito se il signor Glitch ha sete. No, ha detto che guarda la 7. Ah, mi scusi. E chi è che parla? È il signor pubblico? No, è il signor Michu. Qui con me ho quest'oggi a commentare questa puntata di L'Isola dei Famosi. E l'isola di che? Vabbè, signor Glitch, la ringrazio. Sono molto gentile, la sua casa sì, è molto bella. Sì, vado a prendere subito, aspetti. Che cosa va a allora, prendere? Allora, dove? Non lo trovo, no. Che cosa, scusate, direzione, che cosa sta prendendo? Stavo cercando quella cosa, non mi viene il nome, non mi viene. Aspetti, signor Glitch, sto parlando con la direzione.
Dizione, scusate, ma che cazzo ha usato questo? Ma è il signor pubblico? È normale questa cosa? Lo so, stiamo controllando, un attimo, stiamo controllando. Vabbè, io continuo così con la diretta, ma cioè, secondo me questa cosa non è normale. Signor Grigio, allora torniamo a noi. Sì, niente, buonanotte. Vabbè. Buonanotte, ci vediamo domani, arrivederci. Buonanotte, signor Grigio. Allora, qui vediamo tutti questi pipistrelli. Penso siamo vicino alla casa di Batman, ma oddio, ma se li porta dietro, secondo me li fabbrica. Vediamo. Sono Batman. No. Arrivederci ai vostri culi. Ma signor Batman è in casa? Oddio, ma è una caverna. Vabbè, cosa? Chi era? Signor Batman, ma che ha scavato una caverna anche qui? Ma lei non sa vivere in una casa normale? Ma questo è il mio habitat naturale. Poi vede tutti i miei amichetti. Io sapevo che lei era una persona ricca, Infatti, non è una grande villa, si trattava bene, insomma. Il signor Michu nota dell'interesse, cioè noto dell'interesse tra lei e il signor Michu. Sì, sono interessato. Secondo voi, da queste cose io mi sono sporcato le mani, no? C'è il mio grande cameriere, nonché cocchiere, nonché macchiniere, si ricorda come si chiama, no? E il signor Rodolfo mi ha detto... Cameriere, esatto, Rodolfo. Esatto. Ma mi scusi, ma questo Rodolfo dov'è? Poi lei non può ricevere dell'aiuto da un estraneo, mi scusi. Lei lo vede? No, non lo vedo, sinceramente. Si trasforma allora in pipistrello. Se non lo vede, non c'è. Avevo letto sui libri, perché sappiamo tutti che Batman, insomma, è un grandissimo personaggio della storia. Io sapevo che il suo maggiordomo si chiamasse Alfred. Sì, ma Alfred dopo un tot di anni purtroppo ci ha lasciato. Ah, mi dispiace. Il signor Mitchell non era a conoscenza del trapasso di Alfred e la sostituzione di Alfred con Rodolfo il maggiordomo. Comunque... il trapasso è stato bello brutto, eh. Ah, ecco. Si è beccato... Come è successo? 30 centimetri dritto dritto. E la frase questa qui all'entrata è dedicata a lui. Vediamo la frase all'entrata. Arrivederci ai vostri culi. Oh mio Dio, allora vorrei trapassare anch'io. Allora, basta voi due flirtare così, signor Michu, per favore, si diano regolata. Ma guardiamo meglio la casa di Batman, questa Batcaverna, presumo, Batcaverna numero 25, qualche numero è questa di Batcaverna? Quante ne ha di Batcaverne? Diciamo che ne contiamo sulle migliaia, però non esageriamo. Addirittura un migliaio di Batcaverna. Quest'acqua che cos'è? La sua latrina, che cos'è? Se no un uomo vero come se lava, scusa. Ha ragione, un uomo vero, ma un uomo vero deve puzzare, se non erro. Gli uomini rozzi, per caso, gli uomini veri si lavano. Ah, ok, quindi il signor Batman... le mie ascelle? Odori le no, mie ascelle? La ringrazio, ma sono attraverso un monitor, non posso odorare le sue ascelle, forse il non cameraman. Non che il cameraman morisse. Il signor Michu ha ragione. Comunque, signor Batman, lei dove... Cioè, nel senso, ci spieghi un attimo il senso di questa sua caverna e come ha fatto a costruirla, se ha faticato, insomma, ha trovato difficoltà. Allora, io di solito ho un certo fiuto per queste cose e infatti i miei amichetti pipistrellini, come vede qui intorno, mi hanno subito aiutato a trovare il posto. Ma veramente io vedo soltanto... Un sacco di merda di pipistrello in giro per tutto il pavimento della caverna. Queste qui sono le controindicazioni. Ah, c'era scritto sulla scatola. Gli inconvenienti dei pipistrelli, mi sembra giusto. Ma quella laggiù è la sua? No, lei non ha visto niente. Ah, ok. Va bene, comunque, signor pubblico... Sì, adesso anch'io comincio a parlare con il signor pubblico, benedetto Glitch... allora il pubblico guarderà questa casa come tutte le altre, sceglierà insomma la casa più bella. Vi ricordo sempre la casa... Signor Batman, cosa sta facendo? La stiamo inquadrando ancora? È ancora in diretta? Sì. Via da qui dentro. Ce ne andiamo subito. Comunque... Arrivederci. Qui a che ora della luna dell'isola dei famosi vi diremo che la casa più bella, mi raccomando, come abbiamo ripetuto per tutta la puntata, vincerà sicuramente il cibo per la prossima puntata. E la prossima puntata, gara di barzellette, la più bella vincerà anch'essa. E poi si comincerà con le nomination per far uscire il primo sopravvissuto. Vi ricordo, le votazioni verranno fatte nella pagina Facebook in sovraimpressione. Signor Micio, non si faccia male.
Un saluto a tutti dal vostro presentatore Command Wolf e dal signor Michu qui con me. Ciao a tutti, alla prossima puntata dell'Isola dei Famosi.